Lui, Paolo Andreucci, l'ha già vinta 9 volte, proprio come i suoi titoli tricolore. Lui, Paolo Andreucci, sa che cogliere il 10° sigillo alla targa Florio nell'edizione numero 100 e nella corsa più antica del mondo avrebbe un sapore particolare, duplice, ma forse anche di più. Tra l'altro nel 2006, e siamo proprio partiti con questo storico contributo, il campione garfagnino, che aveva già al suo fianco Anna Andreucci, si impose nell'edizione del centenario, vista che la corsa siciliana è nata addirittura nel lontano 1906. Ma al di là di queste belle suggestioni, non va dimenticato che si correrà la terza prova del CIR 2016, che dopo ciò che Sanremo vede Ucci saldamente al comando, nonostante un regolamento che pareva e forse vorrebbe mettergli il bastone tra le ruote. La superiorità del pilota castelnovese della sua Peugeot 208 T16 sia in Toscana che in Liguria è parsa piuttosto evidente, tanto che i suoi principali avversari, parte della fiducia, rischiano di cominciare ad incrinarla. Soprattutto Scandola era partito con la nuova Skoda Fabia R5, particolarmente ringalluzzito dal bel finale 2015, ma ha incontrato parecchie difficoltà, brillando solo in gara 1 a Sanremo. Più continuo basso con la sua Ford Fiesta, ma anche il vicentino, pur sempre veloce e agguerrito, ha accusato la sua debacle in Riviera. Detto dei tre grandi favoriti, non ci rimane che aggiungere della folta pattuglia lucchese. I giovani rampanti Luca Panzani e Gianandrea Pisani matureranno senza dubbio nuove esperienze sulle infuocate strade del Targa Florio e andranno a caccia dei rispettivi obiettivi nelle classi di appartenenza. Da seguire con simpatia anche l'equipaggio tutto al femminile, Corinne Federighi e Jasmine Manfredi, che puntano decise al titolo in rosa. Complessivamente saranno 13 le prove speciali in programma nei 3 giorni di gara. Si parte venerdì sera da Palermo con la prova spettacolo Città di Collesano, che andrà sommata alle altre 7 di sabato per gara 1. Il resto sarà di domenica con altre 6 prove speciali, una nuova classifica e l'arrivo alle 14:30 in Piazza Duomo a Cefalù.